Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, tu che sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri cuori in terra, donaci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli, donaci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo amore, per liberarci da volere umano. Padre, tu che sei l'amore, che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera. Sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume 12, 22 febbraio 1921. Stavo nel mio solito stato ed il mio dolce Gesù stava tutto silenzioso ed io gli ho detto: amore mio, perché non mi dici nulla? E Gesù: figlia mia, è mio solito, dopo aver parlato, far silenzio. Voglio riposarmi nella mia stessa parola, cioè nella mia stessa opera uscita da me. E questo lo feci nella creazione. Dopo aver detto Fiat Lux, e la luce fu, Fiat a tutte le altre cose, e le cose uscirono a vita, volli riposare. E la mia luce eterna riposò nella luce uscita nel tempo. Il mio amore riposò nell'amore in cui investì tutto il creato. La mia bellezza riposò nell'universo tutto, che temprai della mia stessa bellezza. Come pure riposò la mia sapienza e potenza, con cui ordinai tutto con tale sapienza e potenza
che io stesso, guardando, dissi: com'è bella l'opera da me uscita, voglio riposarmi in essa. Così faccio per le anime, dopo aver parlato, voglio riposarmi e godere gli effetti della mia parola. Dopo ciò ha soggiunto: diciamo insieme Fiat, e tutto, cielo e terra, si riempiva di adorazione alla Maestà Suprema. E di nuovo ha ripetuto Fiat, ed il sangue, le piaghe, le pene di Gesù sorgevano, si moltiplicavano all'infinito. E poi una terza volta, Fiat. E questo Fiat si moltiplicava in tutte le volontà delle creature per santificarle. Poi mi ha detto: figlia mia, questi tre Fiat sono il creante, il redimente ed il santificante. Nel creare l'uomo lo dotai con tre potenze: intelletto, memoria e volontà. Con tre Fiat compirò l'opera di santificazione sull'uomo. Al Fiat creante l'intelletto dell'uomo resta come rapito, e quante cose comprende di me e come io lo amo, essendo io nascosto in tutte le cose create, per farmi conoscere e dargli amore e per farmi amare. Nel Fiat della redenzione, la memoria resta come incatenata dagli eccessi del mio amore nel patire tanto per aiutare e salvare l'uomo nello stato della colpa. Nel terzo Fiat, il mio amore vuole sfoggiare di più, voglio assalire la volontà umana, voglio mettere a sostegno della sua volontà la mia stessa volontà, in modo che la volontà umana resterà non solo rapita, incatenata, ma sostenuta da una volontà eterna alla quale, facendosi essa poggio a tutto, l'uomo quasi non la potrà sfuggire. Non finiranno le generazioni fino a quando la mia volontà non regnerà sulla terra. Il mio Fiat Redentore si metterà in mezzo. Tra il Fiat Creante e il Fiat Santificante si intrecceranno tutti e tre insieme e compiranno la santificazione dell'uomo. Il terzo Fiat darà tale grazia alla creatura da farla ritornare quasi allo stato d'origine. Ed allora, quando avrò visto l'uomo come da me uscì, la mia opera sarà completa e prenderò il mio perpetuo riposo nell'ultimo Fiat. La sola vita nel mio volere ridonerà all'uomo lo stato d'origine. Perciò sii attenta ed insieme con me aiutami a completare la santificazione della creatura. Io nel sentire ciò ho detto: Gesù, amore mio, io non so fare come voi mi insegnate, come fate voi, né come voi mi insegnate, e quasi ho paura dei vostri rimproveri nel non fare bene ciò che volete da me. E lui, tutto bontà: lo so anch'io che tu non puoi fare perfettamente ciò che ti dico, e dove tu non giungi ti supplisco io, ma è necessario che ti alletti e che comprenda ciò che devi fare, affinché se non fai il tutto faccia quello che puoi. Ma mentre ti parlo, la tua volontà resta incatenata con la mia e vorresti fare quello che ti dico, ed io ritengo come se tutto tu facessi. Ed io: come si potrà divulgare ed insegnare agli altri questo modo di vivere nel volere divino? E chi è che si presterà? E Gesù: figlia mia, se con lo scendere io sulla terra nessuno si fosse tuttavia salvato, l'opera di glorificare il Padre era già completata. Così ora, ancorché nessuno volesse ricevere questo bene, ciò che non sarà, tu solo mi basterai e mi darai la gloria completa che voglio da tutte le creature. Questo brano è lungo e stupendo, quello che segue è breve e forse ancora più stupendo, quindi è meglio limitarci ad approfondire bene la meditazione di questo solo scritto, molto intenso, molto importante. Vediamo come Gesù, come già nei giorni passati, continua ad insistere su questo triplice Fiat: Fiat creante, Fiat redimente e Fiat santificante, approfondendo però alcuni aspetti e facendo una profezia. Quindi partiamo da questo, poi voglio dire qualcosa anche sul riposo e sul silenzio, che su cui molto opportunamente Gesù ha parlato all'inizio del brano. E
C'è una profezia: non finiranno le generazioni fino a quando la mia volontà non regnerà sulla terra. Noi sappiamo, così siamo ben attrezzati e ben blindati contro i soliti sciocchi che ogni tanto, non solo da una certa sponda, ma oggi dilagano, cominciano a parlare di fine del mondo. La fine del mondo non può avvenire per ora, è proprio impossibile. Per due motivi: perché non è stata ancora adempiuta una profezia biblica di San Paolo, adesso la vedremo, e poi qui ce n'abbiamo un'altra, una profezia di Gesù attraverso gli scritti di Luisa. Fino a quando queste due profezie non saranno compiute, la fine del mondo non arriva. Con buona pace di tutti quanti i catastrofisti di ogni genere. Le sofferenze e le croci certamente sì, le tribolazioni quante ne vogliamo, ma la fine del mondo è un'altra cosa. San Paolo nei capitoli 9 e 11 della lettera ai Romani dice una cosa chiarissima: il popolo di Israele, che fu il primo a ricevere l'economia della salvezza, perché Gesù e Dio le promesse dell'Antico Testamento le ha fatte con il popolo di Israele, non con altri, con loro. E sarà l'ultimo a riconoscere Gesù come il figlio di Dio fatto uomo. Attenzione, non parla di un riconoscimento, cioè di qualche nostro fratello ebreo. Questi ci sono sempre stati nel corso della storia, ci sono tuttora, che a livello di sua personale esperienza si converte al cristianesimo e riconosce Gesù come suo Signore. No, qui si parla di conversione di massa di Israele. In adempimento di quelle parole di Gesù, no, che i primi saranno gli ultimi, purtroppo, che ebrei, i primi destinatari dell'opera della salvezza, saranno gli ultimi a riconoscere e gustare il compimento della salvezza, perché Gesù è il compimento della storia della salvezza, è il compimento del fiat redimente. E gli ultimi, cioè noi pagani, perché noi veniamo dai pagani, saranno i primi, cioè gli estranei al mondo ebraico. Questo subito dopo i primissimi tempi della Chiesa, in cui c'era questa piccola comunità a Gerusalemme, di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, ma non durò molto a lungo. Poi, grazie proprio all'opera di San Paolo, il cristianesimo si diffuse, e i pagani, che dagli ebrei erano riconosciuti come feccia, insomma, quindi c'era qualcuno che poteva essere messo a condizioni molto rigorose all'ebraismo, i cosiddetti proseliti, ma in linea di massima i pagani, via, gli ultimi saranno i primi. Adesso qui accade la stessa identica cosa, non, cioè qui dice: il mondo non finirà fino a quando la mia volontà non regnerà sulla terra. E anche qui non è come, è lo stesso discorso, non è che qui qualcuno si innamora della divina volontà, qualche sacerdote comincia a parlarne e questo è fatto. No, questo è l'inizio, questo non è niente, questi sono i prodromi. Qui parla di regno sulla terra, d'accordo? La profezia di Isaia, il capitolo 11, la conoscenza del Signore riempirà la terra, il lupo pascolerà con l'agnello, la pantera si sdraia col capretto, c'è una profezia biblica forte e universale, di cui queste parole di Gesù non sono altro che significa che il lupo dimora con l'agnello, significa che il disordine introdotto dal peccato originale è superato. E cosa dice Gesù? Il terzo fiat farà ritornare la creatura quasi allo stato d'origine. Attenzione al quasi. Frase da prendere molto sul serio. D'accordo? Attenzione, frase da prendere molto sul serio. Non ci può essere un ripristino al 100%, evidentemente, no? Per un motivo molto semplice, che Adamo ed Eva stavano nello stato della giustizia originale, erano immacolati, erano senza peccato. Per quanto la divina volontà possa regnare anche nell'anima di Luisa, come ha regnato, comunque Luisa era una figlia di Adamo ed era segnata dal peccato originale. Certo, l'avvento del regno della divina volontà azzera quasi tutte le conseguenze nefaste di esso, quasi, però, non proprio tutte al 100%. Questa cosa l'ha vissuta al 100% solo la Madonna. Però, insomma, al 90-95% ci possiamo ampiamente accontentare, Cioè, tutto quanto quello che vediamo adesso in giro non ci sarà più, non c'è più.
E questa è una profezia. Quindi anche se si dovesse convertire tutto Israele, diciamo, se è convertito Israele viene alla fine del mondo, momento, ce ne sta un'altra. Quindi ha voglia ancora, perché di conversione di massa di Israele non sembra, insomma, vedersi prossime prospettive all'orizzonte, così come del regno della divina volontà. Certo, si vedono, è da qualche tempo, no? Adesso lui si è morto nel 47, poi c'è stato un periodo, insomma, un po' di incubazione, alcune esperienze isolate negli anni addietro, alcune peraltro abbastanza spregiudicate e garibaldine, insomma, che dove ci si è messo di mezzo il diavolo hanno fatto più male che bene. Però adesso comincia un pochino nelle anime a circolare questa bella notizia e questa bella vita, ma non è il regno della divina volontà sulla terra, questo sia ben chiaro, questo qui è per chi lo vuole il regno della divina volontà nelle anime che cominciano ad accoglierla e farla regnare, questo sì. Edith Stein, che era ebrea, si è convertita e oggi è Santa Teresa Benedetta della Croce, con patrona d'Europa. Quindi non è che, questo per dire, no? Quindi è diventata una santa canonizzata, quindi rimanendo sull'esempio fatto, se un ebreo si converte al cristianesimo non è che diventa un cristiano così, diventa un cristiano super, d'accordo? È così, se una persona che già ama il Signore vuole vivere nella divina volontà, deve sperare che possa arrivare avanti, insomma, che possa instaurarsi sul serio il regno della divina volontà in quell'anima. Ecco, però ci sono orizzonti universali la cui attuazione è legata appunto alla divina volontà e che avverrà nei tempi e nei modi che Dio solo conosce. In ogni caso, fino a quando questo non si vedrà, quindi attenzione, la fine del mondo non esiste, non esistono né fini nel mondo né ritorni di Gesù sulla terra, questo mettiamocelo bene in testa, né fini del mondo, cioè anticipate, prossime, né ritorni di Gesù sulla terra, tutte queste sciocchezze che girano, questo mettiamocelo sempre bene in testa e rimaniamo sempre saldi e ancorati alla sana dottrina cattolica illustrata e spiegata nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Detto questo, una parola sul riposo e sul silenzio. Quando Gesù parla, dopo che ha parlato fa silenzio e si riposa in quello che ha detto, spiega, dopo fa tutto quanto che bei discorsi, insomma, sulla creazione, che ci fanno anche capire un po' il senso evidentemente non materiale, no, del riposo di cui parla la Sacra Scrittura dopo la creazione, no? Non è che Dio si è stancato a creare e si deve riposare, ma è questo il senso, no? Si compiace in quello che ha creato. Il mio amore riposò nell'amore in cui investì tutto quanto il creato, no? Ecco, allora, nella divina volontà si riposa e non dobbiamo aspettare l'eterno riposo, ecco, perché l'eterno riposo nella divina volontà comincia qui. Ecco, perché non è che stiamo tutto il giorno a dormire o a fare niente dalla mattina alla sera, ma nella divina volontà si riposa perché tutto avviene divinamente, non si avverte la stanchezza, la pesantezza dell'agire e dell'operare. E nella divina volontà soprattutto si impara a fare silenzio, perché Gesù prima parla e poi sta zitto, perché quello che dice tu lo devi interiorizzare, te lo devi mettere bene in testa, come dice Papa Francesco, te lo devi proprio, gli ebrei dicevano, dato che oggi ne stiamo parlando, nel libro del Deuteronomio, quando Dio dà la grande, come dire, piattaforma di vita a Israele, dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, è uno solo, lo amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Dice: questi precetti ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te li metterai come un pendaglio sugli occhi, sugli stipiti della casa, sui polsi. Cioè, non so se uno ha mai visto gli ebrei osservanti che hanno quei laccetti ai polsi, le frange che gli escono, quelle cosettine che si mettono, insomma, sulla fronte, sono attuazioni materiali di queste indicazioni, perché questa è una cosa talmente tanto importante che non te la devi dimenticare mai. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, no? Sono cose belle, anche se certamente possono essere vissute formalisticamente, esteriormente, no? Perdendo molto valore. E così, quando Gesù ci dice una cosa in pubblico attraverso i mediatori o in privato, io quella cosa me la devo ricordare,
devo fare silenzio, devo interiorizzarla, cioè non la posso far scivolare, cioè è un delitto gravissimo perdere, tra virgolette, le parole di Gesù, lasciarle scivolare, dimenticarle, consegnarle nel dimenticatoio. Le anime che vivono nella divina volontà non soltanto che sono anime che fanno silenzio, imparano anche ad essere parche nell'uso delle parole, non soltanto a non parlare a vanvera e a non parlare male di nessuno, ecco, ma anche a parlare non troppo, il necessario, e ad avere ampi spazi di silenzio nel corso della giornata. Ovviamente nei limiti del possibile, cioè si capiscano, ogni tanto devo specificare, perché poi parlo con la gente e mi vengono a dire, se uno è sposato con 4 figli piccoli, cioè che fa, gli mette il bavaglio, insomma, ai ragazzini per fare il silenzio? Cioè, nei limiti del possibile, è chiaro, no? Non sempre è possibile osservare un silenzio esteriore. Ecco, ma quell'interiorità, Santa Caterina diceva, quella celletta in cui ti puoi andare a rinchiudere in qualunque momento, la celletta nella tua anima, dove nonostante fuori senti il frastuono, però riesci a ritirarti e a stare con Gesù, questa se la possono costruire tutti quanti, anche chi per forza di cose, uno che lavora in una fabbrica metallurgica, che tutto quel macello che c'è stato, ma per 8 ore ci starà sicuramente in silenzio esteriore, no? Quindi è ovvio questo qui. Ecco, è meglio sempre specificare l'ovvio, piuttosto che poi, ecco, alcune anime un po' fragili capiscono, non è che capiscono fischio per fiasco, non hanno discernimento nell'applicare a se stessi, evidentemente in maniera proporzionata e adeguata al proprio stato di vita, dei concetti generali, no? È chiaro che quando uno parla, parla in generale, poi ci vuole appunto il discernimento, ecco, l'accortezza, la sapienza, di decodificare e applicare a se stessi nella maniera possibile le cose su cui si va meditando. Ecco, ma poi adesso ci sta la parte più bella. Ci sta la parte più bella. I 3 fiat, no? Di nuovo. E il modo con cui questi 3 fiat coinvolgono, interpellano le facoltà superiori, le facoltà spirituali, quelle che fanno di noi uomini e non semplici animali. Gli animali non hanno queste facoltà, se non 2 in forma assolutamente rudimentale, cioè l'intelligenza e la memoria. L'altra, la libera volontà, gli animali praticamente non ce l'hanno, perché sono predeterminati dagli istinti, hanno delle reazioni precostituite. Gli animali hanno delle forme embrionali di memoria, ovviamente memoria sensibile, quindi memoria legata ai processi percettivi dei sensi, ma loro non possono, come facciamo noi, pensare alla passione di Gesù, anche perché la passione di Gesù noi non l'abbiamo vista. Come conosciamo la passione di Gesù? Dalla predicazione, dalla lettura, da qualche film forse, sì, lì forse, ecco, però come faccio a pensare alla passione di Gesù? Ci vuole un processo, ecco, quindi la memoria in quanto facoltà spirituale attinge le proprie fonti dall'intelletto stesso e dalle scelte che abbiamo fatto, che poi vanno a contribuire a fare la nostra esperienza, eccetera, no? Comunque, la creazione colpisce, diciamo così, l'intelletto. E qui chiama in causa la responsabilità di tutti, perché nel Libro della Sapienza c'è scritto che le perfezioni invisibili di Dio possono essere conosciute dall'intelletto, non dal credente, nelle opere da lui create. Perché il cosiddetto ateo, che si mette in silenzio osservando semplicemente bene il creato, in quanto intelligente non può ragionevolmente negare che dietro una bellezza e un ordine così perfetti ci sia qualcosa o qualcuno. E ci stanno la prova degli scienziati atei, insomma, quando si studia filosofia della scienza e della cultura si passa in rassegna anche i cosiddetti scienziati atei, che dicono: io sono ateo, però sono al tempo stesso sicuro, ma in quanto scienziato, che è impossibile che l'universo si sia fatto a caso. Non è il caso adesso di approfondire questi temi in una piccola meditazione che non è una catechesi, no? Ecco, però l'intelletto, e qui vivere nella divina volontà lo sappiamo, significa
abituare l'intelletto ad andare a cercare Dio nelle opere da Lui compiute, non soltanto vederne, contemplarne le bellezze, la bellezza e il grande ordine e razionalità estrema che c'è nell'operare di Dio, ma anche i suoi ti amo, no? Perché l'intelletto resta rapito e quante cose comprende di me come io lo amo, essendo io nascosto in tutte le cose create per farmi conoscere e dargli amore e per farmi amare. Questo è un punto fondamentale, lo sappiamo, no? Cioè è proprio un compito perpetuo di chi vive nella divina volontà. Anche adesso che sto parlando, cioè se uno parla nella divina volontà, mentre parla loda il Signore perché ha creato le corde vocali, perché se non avesse creato le corde vocali e non siamo stessi in salute, non potrei parlare adesso, d'accordo? E non soltanto ci stanno le corde vocali, ci sta un'intelligenza che fino a quando siamo in questo mondo usa il cervello, insomma, poi grazie a Dio ne prescinderà per elaborare concetti e per dargli immediatamente. Io sto facendo tutto questo mica perché non mi sono mica creato da solo, non mi sono mica fatto da solo. Cioè questo è un continuo essere completamente avvolti dalla divina volontà, tutto quello che facciamo, sempre, dovunque. E questa è una cosa che poi diventa sempre più abituale quando si vive nella divina volontà. Poi c'è la redenzione, per questo è così importante. Qual è il nostro contatto quotidiano col Fiat Redimente? Ma sono le ore della passione, no? Che continuamente riportano la nostra memoria a incatenarla, a commuoversi, a versare le lacrime per tutto quello che Gesù ha sofferto per noi. Jesu Dulcis Memoria, dice un antichissimo e stupendo inno gregoriano, no? Gesù, la cui memoria è dolce, ecco, bellissimo pensarti, bellissimo ricordarti, bellissimo rievocarti, no? E anche lì pensare a Gesù come colui che davvero, insomma, ci ama infinitamente, il Fiat Redimente. E poi c'è il terzo Fiat, e questo è presente per chi si apre alla Divina Volontà e sarà presente per tutti quando arriverà questa benedetta era della Divina Volontà. Allora, il Fiat Santificante tocca e coinvolge la volontà umana. In che modo? Prima in quanto la provoca, d'accordo? La provoca a fare una scelta di vivere con lei e come lei vuole. Ma secondo, perché una volta entrata nella vita della creatura, diventa, spiega Gesù, sostegno alla sua stessa volontà umana. In modo che non soltanto uno è innamorato, è rapito, è incantato da questo mondo tutto divino, ma comincia ad essere in tutto sostenuto. E questo sostegno lo si avverte, quindi si avverte, come dire, un senso di sicurezza, un senso di protezione. Si tratta di cose, insomma, che, come diceva Santa Teresa, non si possono spiegare con le parole. Ecco, bisogna cominciare a viverle. Chi le vive capisce, chi non lo capisce perché ancora non lo vive. E si fa poggio a tutto e l'uomo non la può sfuggire. Questo è il meraviglioso piano salvifico inventato da Dio. E attenzione poi. Ma non riusciamo a fare tutto quello che Gesù vuole, sta divina volontà, è stata fare troppe cose, è troppo difficile. Ma non. Gesù dice subito una cosa, dice: allora, già che quando tu ascolti sei comunque interessato, quindi sei comunque attento e comunque sei allettato e comunque comprendi almeno quello che bisognerebbe fare, va bene, dopodiché fai quello che puoi. Ma mentre ti parlo, e Gesù parla attraverso questi scritti di questo argomento, ecco perché bisogna meditarli, bisogna anche leggerli personalmente, la tua volontà resta incatenata con la mia. E già che vorresti fare quello che ti dico, ritengo come se tu l'avessi fatto. Ecco perché l'impegno, è chiaro che vivere perfettamente, fare tutto, diciamo così, la serie, come dire,
complessa, non complicata, ma complessa certamente, delle cose che sono da fare per vivere nella divina volontà, dice: non ce la faccio a fare tutto. Non ti preoccupare, fai quello che puoi. E poi vedrai che piano piano il regno della divina volontà si fa spazio lentamente nella tua anima. Non ti preoccupare, fai quello che puoi. E poi ricordati una cosa. Dice, come Luisa, ma come si potrà divulgare e insegnare agli altri questo modo di vivere nel volere divino? Allora, tu ti preoccupare, sta dicendo il nostro Signore, innanzitutto. Dice, e sappi che se anche tu sola avessi vissuto questa cosa, alla mia gloria, che voglio completa da parte di tutte le creature, ciò sarebbe bastato, perché basta un'anima che viene nella divina volontà per dare e restituire a Gesù la gloria che vorrebbero dargli tutte le creature. Quindi noi non ci dobbiamo preoccupare, neanche io che sono un sacerdote, dice, ma gli altri lo fanno, non lo fanno, noi cominciamo a viverla e ciascuno a proprio modo, come sa, come può, condividiamo. Certo, con un sacerdote un pochino più impegnativo, quindi divulghiamo anche queste cose, presentandole con molta umiltà e senza nessuna pretesa, insomma, a chi desidera condividerle come legge e stile perpetuo della vita cristiana, che non si impone mai nulla a nessuno, perché Dio non vuole che si impongano le cose, vuole che si propongano e si presentino con dolcezza, con umiltà, lasciando le persone poi libere e responsabilmente coinvolte di farne l'uso che meglio credono. Ma questo noi non ci dobbiamo preoccupare di come si diffonde, noi dobbiamo occuparci, attenzione, occuparci e non preoccuparci, di come cominciare a viverla, perché al resto ci pensa colui che è molto più di noi interessato a che quest'era del terzo Fiat, che lui stesso ha promesso, venga non solo in qualche anima buona che si apre e che l'accoglie, ma nel mondo intero. Bene, o Santa Vergine Maria, anche oggi abbiamo visto delle cose bellissime, forse la più bella è che il Fiat ci fa tornare quasi allo stato d'origine, tu ci sei tornata perfettamente unica allo stato d'origine, giungendo alla tua inarrivabile, irraggiungibile vetta di santità. Noi arriveremo fin dove Dio vuole, fin dove possiamo, non dobbiamo neanche porci questi sciocchi quesiti, dove si arriva e dove non si arriva. L'importante è vivere come sappiamo, come possiamo, come riusciamo oggi, questo dono divino che il Signore ci ha donato, sapendo che più lo viviamo e più crescerà in noi, ecco. E più si farà strada, come dice Gesù, il suo avvento, il suo regno nelle nostre anime. Basta che noi facciamo quello che possiamo, come ci ha detto Gesù, e al resto ci pensa Lui, che ha molto più desiderio, Lui e tu, che il Fiat regni nelle nostre anime, di quanto possiamo desiderarlo noi stessi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.